Cominciamo con Piazza Navona. È una piazza unica al mondo e anche una delle più famose del pianeta. Frutto del barocco romano, la potremmo quasi definire un museo all'aperto, con dei capolavori quali la celebre Fontana dei Fiumi del Bernini, sormontata da un obelisco egizio. Oppure la chiesa di Sant'Agnese in Agone, del Borromini. Il fascino, o meglio, la magia di questa piazza è nella sua forma ovale. Sembra quasi il fondale di un palcoscenico teatrale dove, da secoli, romani e turisti passeggiano. Già, perché ha questa forma? Il segreto di Piazza Navona si trova sotto i palazzi che la circondano. Se proviamo a farli scomparire, gradualmente riemerge una struttura antichissima, uno stadio. Uno stadio di età romana, voluto dall'imperatore Domiziano. Era lungo quasi 280 metri e largo poco più di 100 e poteva contenere 30.000 spettatori. Ma cosa è rimasto di questo antichissimo stadio? Beh, andiamo a scoprirlo, perché vedete, basta aprire un cancello, entrare dentro uno dei palazzi attorno alla piazza e scendere queste scale per pochi metri e di colpo vi trovate nella Roma imperiale di Domiziano. Ecco, siamo arrivati in quello che potremmo definire il livello delle cantine di questo quartiere. E qui ci si muove, lo vedete, tra archi, resti di mura, a volte anche frammenti e pezzi di statue trovate nello scavo di quest'area. Insomma, qui si intuisce molto bene quanto tutti i palazzi di Piazza Navona siano cresciuti esattamente sopra le gradinate, lasciando libera l'arena, che è diventata poi la piazza vera e propria. Si intuiscono ancora molto bene le scalinate che portavano proprio all'interno dello stadio, sulle gradinate, e qui ci saremmo trovati in una ressa, nella calca, nella folla che affluiva lo stadio. Avremmo incrociato sguardi, avremmo sentito i profumi delle matrone, avremmo udito le urla dei venditori di focacce, di spuntini, tutto naturalmente rigorosamente in latino. Ma a cosa serviva tutto questo stadio? Non ai combattimenti tra gladiatori, per questo c'era già il Colosseo. Non alle gare tra carri o tra quadrighe, per questo c'era già il Circo Massimo. Aveva invece un uso davvero curioso. Univa delle gare sportive a delle gare intellettuali. Si assisteva a una gara di corsa a piedi e poi si seguiva una gara di eloquenza. Poi c'era il pugilato, seguito dalla poesia latina, il lancio del disco e dopo la poesia greca, il lancio del giavellotto e poi la musica. Insomma, era un'olimpiade dei muscoli e del cervello, importato chiaramente dal mondo greco. Le gare culturali avvenivano in un teatro che oggi è sepolto, inglobato tra i palazzi qui vicino. Invece le gare atletiche avvenivano proprio qui, nello stadio di Domiziano, e tutto il complesso doveva coprire una grossa superficie. Un'ultima curiosità. Il nome di Piazza in Avona deriva proprio dalla storpiatura nei secoli del nome di queste gare atletiche. Agones, in Agone e nei secoli Navona.